It's Good For You è media partner di Vicenza Pride Village. Noi siamo qui questo sabato 15 di giugno a raccontarvi ciò che sta accadendo nel palco e in tutta l'area di Campo Marzio proprio qui a Vicenza. Quindi state con noi, state con It's Good For You. Siamo nel retro, nel backstage di quel che è il palco, perché in questi tre giorni, già da ieri venerdì fino a domenica, ci sono un sacco di eventi, un sacco di spettacolo. Ovviamente anche noi siamo protagonisti in questo. Io ringrazio Matteo di mandarmi un po' di aria perché fa caldo, la situazione è molto hot dietro le quinte. Vieni Matteo, il nostro operatore, fai vedere la preparazione delle drag di tutti quanti gli artisti di pole dance che tra pochissimo andranno a esibirsi sul palco del Vicenza Pride Village. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape. Siamo qua con un gruppo di ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. Benvenuti, benvenuti. Com'è andata? Avete fatto la parata? Tutto a posto? Guarda, grandissimo. Siamo qua. Musica da urlo. E mi raccomando. Bar meraviglioso. Beh, li ho i 10. Li ho i 10. Dobbiamo fare pubblicità. Bar meraviglioso. Titolare. Tu hai lo stand qua? Sì. Sì. Cosa si beve di buono qui? C'è la birra buonissima, artigianale. 24 ore. Perché? Di effetto, 24 ore di effetto. Sì. Fantastico, fantastico. Cosa offrite agli avventori del Vicenza Pride Village? Beh, qualche aperitivo sicuramente, tanta esperienza. Tanto amore, tanta energia, tanti belli aperitivi e drinketti. Siamo con Orietta, The Sister Event. Ciao Orietta. Ciao. Benvenuta su It's Good For You. È inglese? No, scherzo. Allora, parlaci un po', perché tu giri moltissimi eventi gay, giusto? Sì, faccio eventi a Verona principalmente, ma anche a Brescia e Bologna, da poco, quindi... In che zona sei? Verona. Sei veronese? Sì, ci stiamo espandendo. Beh, fa sempre piacere. Allora, cosa hai trovato nella bellezza, nella decisione di dire mi occupo di gay? Perché solitamente è un ambiente che fa paura per molti, no? Cioè, dichiararsi oppure decidere di dire a un proprio genitore principalmente o a qualcuno della propria scelta. Cosa ne pensi? Sì, allora sicuramente ancora per troppa gente, anche se non condivido, è molto difficile comunicarlo alla famiglia, alla società, per una posizione magari lavorativa. Io non ho assolutamente questo problema, grazie a Dio, sia lavorativamente che in famiglia e anche come persona mi sento molto libera in questo senso. Qual è stata la vostra difficoltà nel fare il coming out? Magari i genitori? Sì, ma diciamo proprio agli inizi, quindi... Io arrivo da un paesino, quindi è stato molto problematico, 17 anni e quant'altro, però nel momento in cui mi sono spostata in una città un po' più grande è andata meglio, ecco. La mia difficoltà era più che con i genitori, è stata in realtà con i parenti che vedevo poco, però alla fine loro mi hanno accettato, sono stati quelli che mi hanno accettato più facilmente, mentre parenti che mi sarei, cioè che vedo più spesso, alla fine hanno finito per far finta di nulla, ecco, è questo. Qual è stata la tua difficoltà nel dirlo in famiglia? Insomma, mia mamma è del sud, quindi non ero proprio sicurissima che potesse andare a buon fine questa cosa, però invece è stata presa benissimo. Ma la cosa che è stata più difficile è stata farlo capire ai miei genitori. Infatti ho usato terze vie perché non ho avuto il coraggio direttamente, ho dovuto proprio mostrarlo, ecco. Quale sarebbe il tuo messaggio? Il mio messaggio è che dobbiamo essere liberi tutti e dobbiamo lasciare il diritto agli altri di essere liberi, non importa che cosa fate, veramente vogliatevi un sacco di bene perché ce n'è bisogno.